Giovanni Di Mai, da Antia, questa 75esima edizione del Mondo Vecchione, la città si veste a festa. Sì, inizia il 75esimo Mandorle in Fiore e con esso il 20esimo Festival Internazionale del Folklore dei Bambini del Mondo. Quest'anno un festival abbastanza ricco, nutrito di gruppi, in rappresentanza di quasi tutti i continenti. È stato veramente un bellissimo spettacolo. Questa sera ci hanno fatto vedere danze, canti e musiche delle loro tradizioni etniche e popolari. Il Festival dei Bambini del Mondo significa anche messaggio di pace, di solidarietà e di fratellanza tra tutti i partecipanti ed è un messaggio che dalla Valle dei Templi di Agrigento ogni anno si lancia al mondo. Tutti i bambini, devo dire, con la loro gioia, con la loro felicità, con i loro sorrisi hanno allietato questa mattina lungo le strade di Agrigento e questa sera durante lo spettacolo. Davvero, dopo 3 anni di pandemia, ricominciare con i bambini del mondo, con i loro sorrisi, è stato veramente un grande traguardo per noi. Qui con noi un piccolo giurato, perché saranno i bambini a decretare il miglior gruppo. Sì. Sei contento di essere qui ad Agrigento? Sì.